Eccoci rientrati in diretta. Dopo aver sentito Franco Ligas e il nostro Roberto Pelucchi, torna quella che fino alla settimana scorsa si chiamava la strana coppia, fino a 2 settimane fa si chiamava la strana coppia, e ora viene chiamato Circolo Berardo Aurini. Ogni riferimento è puramente casuale, li sento già ridere e do il benvenuto in trasmissione a Francesco Del Giudice. Buonasera Massimo, buonasera naturalmente a Stefano. Beh, siamo membri, direi, onorari e non so ancora questo club in realtà quanto sia numeroso. Siamo noi tre. Certamente noi siamo stati pionieri anche in questo senso. Assolutamente. L'altro componente del nuovo club è Stefano Stradotto. Ciao Stefano. Buonasera, socio fondatore. Socio fondatore. Ora, Sì. io non ho avuto l'occasione, cosa impegni lavorativi, di ascoltarlo. Com'è andata? Francesco, Stefano, un veloce Vai commento. Stefano. No, ma direi bene per essere un esordio. Poi, insomma, ecco, c'era anche lì una vera e propria strana coppia, perché esordire poi al fianco di un Paolo Pacitti che non faceva calcio da 6 anni forse, insomma, più o meno, vado così a memoria. Insomma, è stata una serata particolare, ma molto interessante a livello radiofonico. Devo dire, no, interventi pertinenti, voce anche discreta radiofonica, quindi È un interessante. giornalista, immagino, non penso abbia un passato calcistico da quello che ho fatto nelle No, mi belle. risulta che sì, sia della TGR Abruzzo, anche lui, per cui sì, giornalista che è fresco cinquantenne dalle ricerche che ho potuto effettuare. Primo marzo, compiuto 50 anni. Un colpo gobbissimo che non ci aspettavamo, ma ca abbiamo capito che c'è Paolo Pacitti dietro tutta questa organizzazione, perché quando Pacitti ha in mano la situazione, ho cap abbiamo capito che ha molti più mezzi di quelli che gli davamo, complice anche una certa esperienza e complice anche il fatto che è il capo nella sua redazione, è il capo anche di Antonio Monaco, che speriamo di sentire presto. Aggiungo soltanto, Massimo, che la sede abruzzese, pur essendo una sede che fa capo a una regione non particolarmente grande, è una sede che sforna periodicamente degli elementi che magari, come dire, non tutti sono poi, tutti entrano a pieno titolo in trasmissione, alla storia della trasmissione, ma che comunque il loro contributo l'hanno dato e lo danno. Assolutamente sì, su questo non possiamo negarlo. È anche una sede in cui si è lavorato sempre molto bene per tante storie. È la sede delle storie relative poi al terremoto. Lo stesso calcio ha sempre avuto un certo protagonismo. Ha appunto due voci storiche, almeno per quanto riguarda la radio. Continuiamo a parlare di radio prima o poi di addentrarci anche in altri ambiti. Cosa segnaliamo nelle ultime settimane? Nelle ultime 2 settimane in cui non ci siamo sentiti, temo che un po' di Covid abbia colpito o comunque abbia avuto qualche effetto all'interno della redazione. Abbiamo notato qualche assenza nelle ultime settimane che ci fa pensare che qualcosa sia successo. Ci auguriamo, per quello che sappiamo, che tutto vada nel migliore dei modi possibili, però abbiamo evidentemente notato che nelle ultime occasioni Cinelli e Carmignani è un po' che non bazzicano i lidi radiofonici. Stefano. Sì, esatto. Penso che ormai insomma, siano come minimo un paio di settimane che appunto Carmignani e Piccinelli non sono in onda, entriamo forse nella terza, a quanto poi pare anche dalle anticipazioni che sono già uscite, per cui non c'è in previsione un imminente ritorno, quindi immaginiamo, credo al 99% che purtroppo si tratti di Covid. Temevamo anche per Repice, almeno personalmente, perché la settimana scorsa era dato insomma, per la partita di Manchester, all'ultimo momento la fece Codignoni, era dato per Milan-Napoli, è stato sostituito da Barchesi, quindi stando anche poi appunto al precedente di Piccinelli e Carmignani, temevamo anche per Repice, per fortuna insomma. Dopo una settimanella di assenza è tornato invece per il ritorno tra Milan e United, quindi almeno per lui sembra scongiurato questo rischio. Per gli altri due, appunto, speriamo che tutto stia andando per il meglio, speriamo che rientrino presto, però penso sia pressoché certo, è scontato che il motivo sia quello. E certo questo causa dei problemi anche di organico, un organico che già di per sé, insomma, ne abbiamo parlato anche in passato, non è così ampio. Chiaramente il fatto che siano venuti a mancare per qualche settimana due radiocronisti, che peraltro sono, chiaramente insomma, si registrava una loro presenza massiccia anche delle doppiette, chiamiamole così,
su uno stesso turno di campionato, magari insomma sabato più domenica o venerdì, insomma, a seconda del calendario. Per cui è chiaro che adesso, queste due settimane, la redazione ha dovuto sopperire con un sovraccarico di lavoro per altri. Penso soprattutto a un Codignoni che, insomma, si sta dividendo tra calcio e ciclismo, insomma, è appena rientrato dalla Tirreno Adriatico, stando sempre alle anticipazioni, credo faccia adesso nel weekend che sta entrando 3 partite, poi inizierà per lui anche la Formula 1 dalla settimana ancora seguente, per cui ecco, Codignoni è un esempio di quelli che, insomma, si sono dovuti un attimo, se non sdoppiare, addirittura triplicare o quadruplicare. E, certo, vabbè, c'è il modo comunque di provare anche delle nuove soluzioni, e direi anche di un ritorno all'antico, sempre parlando delle anticipazioni che sono uscite per il weekend, perché cioè di registrare la presenza di Giovanni Scaramuzzino alla Milano Sanremo, che ritengo con Piccinelli disponibile sarebbe stata di Piccinelli, e insomma questa indisponibilità di Piccinelli riporta comunque Scaramuzzino a occuparsi in cronaca, come ritengo, come inviato sul posto di una grande classica dopo un bel po' di tempo. Credo, insomma, l'ultimo sia stato il Giro di Lombardia, credo di 2 anni e mezzo fa. Per cui, tutto sommato, insomma, nell'emergenza, nel dispiacere per gli assenti, c'è anche, radiofonicamente parlando, il modo di riascoltare, direi con estremo piacere, Scaramuzzino raccontare una corsa di ciclismo, non soltanto condurre da studio, come sta facendo negli ultimi anni per le dirette di Giro e Tour. Per cui è una situazione che ancora una volta mette alla prova Corsini e soci nell'organizzazione del palinsesto e delle designazioni. Credo, insomma, sia la prima volta che comunque questo avviene da un anno a questa parte, quindi la redazione è stata abbastanza risparmiata, a eccezione fatta appunto per Monaco, che però è ovviamente un esterno rispetto alla redazione centrale, però la redazione è stata risparmiata da assenze prolungate causa Covid, e dopo un anno è toccato anche questo, insomma, ripeto, speriamo bene, spero anche, insomma, un'altra assente, credo, adesso non so se sia comparsa in pagine sportive, giornali radio e quant'altro, magari mi correggerete, però Manuela Collazzo anche non la sento in conduzione, almeno sabato e domenica sport, da anche lei 2 o 3 settimane, quindi ecco, un altro nome che mi viene da fare a livello di assenze prolungate è il suo, ma insomma speriamo, ripeto, che tutto vada per il meglio, e nel frattempo, tra virgolette, anche godiamoci, insomma, le acrobazie da equilibrista di Corsini per tappare un po' tutti i buchi, e anche appunto delle particolarità radiofoniche che poi possono essere anche interessanti da ascoltare, come appunto vecchi così, ritorni al passato, uh-huh, piuttosto anche che esordi, come abbiamo ascoltato da Pescara lunedì. Assolutamente sì, su questo poi magari ci torneremo anche per un altro aspetto su cui volevo discutere con voi dopo una piccola osservazione di Roberto Pelucchi, però mi permetto, non voglio andare troppo nel dettaglio, facciamo anche i nostri migliori auguri, perché nel corso delle ultime 2 settimane abbiamo sentito anche qualche notizia relativamente a Emanuele Dotto che ci ha un po' preoccupato, sì. Ci auguriamo quanto prima di avere buone notizie anche da parte sua, anche se la situazione sappiamo essere complessa. È stato uno dei nostri ospiti nella prima parte di questa stagione un po' travagliata anche per noi del TCB Show, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Francesco, non penso, adesso io non ho seguito il match tra Shakhtar Donetsk e Roma, che dovrebbe essere stato raccontato da Massimo Barchesi, ma Massimo Barchesi... Da Graziani, ecco, forse perché il povero Barchesi si era un po' stancato, perché rischiava da designazione di fare quasi 5 partite in 7 giorni, ed è questo forse il sintomo. Ha fatto la Lazio, ha fatto il Genoa, ha fatto Lazio venerdì, il Genoa sabato, domenica ha sostituito Repice per fare Milan-Napoli, poi questa settimana c'era anche Bayern-Monaco-Lazio. La domanda che ti faccio, non si è mai vista come in questa occasione, forse, come la maglia sia particolarmente stretta? Sì, tra l'altro aggiungo che si è trattato di 4 cronache integrali, tutte e 4. Non penso sia record anche le 3, secondo me, in un turno di campionato. Sulle 3 potrebbe essere un record assoluto, ma non abbiamo la certezza al 100%.
Poi sappiamo che in questo campo Bisantis come dire, un competitor piuttosto ostico, nel senso che è abituato a tour de force simili. Le quattro invece sicuramente sì, anche se poi tra la terza appunto e la quarta c'è stato qualche giorno di fisiologica e necessaria sosta, di necessario riposo. Certo, le maglie sono strette, sì, è una questione che abbiamo posto sotto la nostra lente di ingrandimento già diverso tempo fa, anche in tempi non sospetti, e purtroppo i nodi vengono al pettine. D'altra parte, l'impiego dei cronisti regionali è stato altresì quest'anno condizionato da eventi, da fattori su cui oltretutto non possiamo neppure esprimerci in maniera così netta. Ad esempio, nomi come quello di Massimo Zennaro, che ci hanno accompagnato per tanti, tanti sabati e tante domeniche quest'anno. Come dire, sono stati ascoltati molto molto poco, in circostanze direi sporadiche. O per quanto riguarda Antonio Monaco, abbiamo già detto. Insomma, anche le sedi regionali forse hanno sofferto, anzi, togliere il forse, hanno sofferto questa tendenza al risparmio, pur ribadendo che alcune dinamiche sfuggono alla nostra comprensione, o meglio, sfuggono alla nostra conoscenza, perché non sappiamo ovviamente tutti i retroscena, però le maglie sono effettivamente strette e tenuto conto che gli eventi seguiti dall'ente nazionale, dall'ente radiofonico nazionale, sono comunque eventi che rispetto agli anni scorsi, o meglio, agli ultimissimi anni, sono numericamente sempre gli stessi e non sono comunque pochi. Bisogna dire che questa penuria, questa carenza di mezzi a disposizione, di mezzi umani, ecco, si fa sentire come. Questo può riguardare anche, direi, l'aspetto delle conduzioni da studio, che sono conduzioni ormai diverse rispetto a quanto eravamo abituati a sentire, perché gli eventi sono comunque tantissimi. E quindi il conduttore diventa più che altro una sorta di vigile. Però è anche vero che la tendenza è quella di ascoltare sempre le stesse voci quasi tutte le settimane. Adesso, oltretutto, con la ripartenza del voto mondiale, Nico Folletta sarà impegnato sulle piste, seppur da studio naturalmente, e quindi il numero delle voci dei conduttori sarà ulteriormente, come dire, subirà anche quest'altro taglio. Devo dire che anche lo stesso Corsini, ad esempio, non ha saltato se non una sola puntata. Mi sembra che abbia quest'anno saltato soltanto una puntata di tutto il calcio, cosa che è un po' in controtendenza rispetto a quanto accadeva nelle ultimissime stagioni, quando ogni tanto il buon Graziani, che citavamo prima, dava qualche cambio. Quindi non sappiamo quanto possa in effetti andare avanti questa situazione. Certo, la stagione calcistica, siamo, ormai non dico che volga al termine, ma ha scavallato anche, per dire, i tre quarti, possiamo dire, sì, è andato oltre i tre quarti, quindi si avvia a un rush finale che sarà comunque tutto da seguire, non soltanto per le posizioni di vertice, naturalmente. Ci sono poi gli eventi relativi a sport diversi che oltretutto stanno entrando proprio adesso nel vivo. Si parlava del ciclismo, naturalmente, ma cominciano appunto le stagioni di Formula 1, del Moto Mondiale. Nonché questo ovviamente l'anno, pur essendo dispari, come sappiamo, è l'anno olimpico, quindi bisognerà davvero inventarsi qualcosa di duraturo, perché non credo che si possa procedere con la strategia del vivere alla giornata, tra virgolette. Poi sicuramente questa assenza doppia di Piccinelli e Carmignani è una situazione contingente che poteva anche starci. Certo, stupisce peraltro che nel novero degli assenti sia incluso Piccinelli, che era sempre stato uno dei più assidui sul posto, e così come Bisanti. Se a questo punto la domanda sorge spontanea, ma sarà forse un fattore genetico, oserei dire, ma Bisanti si è sempre stato praticamente sul posto negli stadi, eppure risulta sempre, come dire, nelle designazioni, è sempre al suo posto. Davvero è qualcosa di inspiegabile, che oltretutto ci rende ancora più simpatico e aumenta l'aura di leggenda attorno al radiocronista dell'Under 21.
Già. Intanto facevo un'osservazione, anzi mi è stata fatta notare, però non vorrei dare un'informazione errata. Ma il Paolo Corsini, ex vice direttore di Radio 1, sì, del GR, nonché attuale vice direttore di Rai 2, è parente di Filippo Corsini. Bella domanda. Vi dico questa cosa perché, vabbè, ve la racconterò un'altra volta, però questa è una cosa su cui dovremmo indagare, anche a riguardo poi dell'assenza di cui parlavai in precedenza. Un'ultima domanda sulla radio, perché oggi abbiamo meno tempo perché abbiamo fatto parlare i nostri ospiti in precedenza. Con Roberto Pelucchi riflettavamo sul fatto che se prima avevamo una scaletta poco nutrita, specie di tutto il calcio minuto per minuto Serie B, laddove non si riusciva a mandare l'inviato, non c'era l'inviato regionale, penso ad esempio a Cremona, che se non ci fosse Brughini che va in trasferta ovunque, non sarebbe coperta, perché effettivamente non c'è un giornalista della redazione lombarda a tutti gli effetti. Prendo questo esempio per la Serie B perché abbiamo capito che comunque la Serie B, almeno pre-Covid, era molto legata alla disponibilità di giornalisti in quella sede regionale. E quindi il Covid e la possibilità di fare radiocronache dal tubo ha fatto sì che, penso, questo ne va soprattutto della nostra salute mentale nel totocronista, Luigi Carbone è diventato tutto la Salernitana minuto per minuto, ce cioè la segue ovunque, anche se la Salernitana va in Champions. E quindi la possibilità di una maggiore copertura dovuta alla deroga, se così vogliamo chiamarla, del tubo. Da un altro punto di vista, però, lo stesso Roberto Perucchi ci faceva notare come questo ha aumentato anche qualche piccolo problema tecnico, come non si vedeva da tempo, collegamenti un po' così, spesso l'audio della TV e di DAZN in particolare a disturbare, e che poi si è arrivati a qualche anche attrito dovuto probabilmente al bello della diretta o della differita, se vogliamo chiamarla così. Quindi siamo disposti a derogare alla radiocronaca dal tubo, che radiofonicamente parlando noi riconosciamo molto facilmente. Riusciamo a derogare in virtù di una magari copertura maggiore degli eventi? Premesso che effettivamente si è fatto più del possibile in questi mesi di Covid, Stefano. È un bel quesito questo, in effetti c'è una sottile linea tra le due opzioni che hanno dei pro e dei contro vicendevolmente, diciamo così. Io sarei per votare sì a questo così, referendum, nel senso che in definitiva tra avere l'evento o la partita non coperta, coperta da studio, insomma, dal conduttore, e averlo coperto anche con queste problematiche di radiocronaca da tubo, tendo sempre a scegliere la seconda opzione. E quindi se in questo periodo l'unico modo per avere una partita in scaletta, piuttosto che anche avere una partita integrale, perfino, perché non è raro che ci siano anche le integrali di campionato coperte con radiocronache dal tubo. Insomma, se questo è il prezzo da pagare, direi che siamo disposti a pagarlo. Ripeto, siamo in un periodo in cui non ci sono molte alternative, o l'evento non viene seguito, nel senso che si decide radiocronaca solo dal posto, non ne facciamo da studio, la partita non va in onda. Per cui è un prezzo che a volte può essere anche salato, e molto problematico anche da gestire per gli interpreti, per i protagonisti al microfono, però è un prezzo che non dico vale la pena pagare, ma che è necessario pagare per avere delle dirette che altrimenti sarebbero precluse. È chiaro che poi ci sono da limare diversi difetti che probabilmente non saranno mai limati, è impossibile limarli perché è chiaro che una radiocronaca fatta da studio ha delle problematiche insormontabili, come può essere il discorso di non essere sul posto. Insomma, abbiamo parlato anche un paio di settimane fa del caso di Sampdoria Fiorentina, se non ricordo male, raccontata da Graziani. Stasera lo citiamo spesso, insomma, nel nostro mirino, simpaticamente. Da Graziani da Saxarubra e da Rita Lucido, dalla sede Rai di Genova, non dallo stadio. E lì, insomma, inevitabilmente non si sono accorti per una decina di minuti di un gol annullato.
Questo è chiaro che può succedere ed è in questo caso difficilmente migliorabile. Magari è più migliorabile il discorso audio. Dipende anche dalle sedi, poi insomma lì ci sono dinamiche tecniche molto particolari. Parlavamo di Brughini, insomma Brughini è diventato innanzitutto sì, un regionale lombardo fuori sede. Detto questo, è poi, fuori insomma, sede ovunque lui, perché ormai in Umbria... Ormai ovunque. Da, se, ho visto male, ho sabato, fa due partite in un giorno, addirittura una alle 3, una alle 6, non vorrei sbagliare. Ma ho letto di sfuggire. Vado a indagare. Non lo so, vabbè, forse sbaglio. Confermo. L'ho letto solo una volta. Se è corretta, alle 14 è al Matusa di Frosinone per Frosinone Lecce e alle 18 è a Ferrara per Spal Cittadella. Potrebbe anche essere un refuso, però, perché sarebbe un po' troppo grossolano come... Là, vedremo. Non so, vedremo. In moto, ci tre mette. Ore, dai. Lo vedo bene in moto, Brughini. Non è a Ferrara. Però, ecco, dicevo, di Brughini, ecco, nonostante queste sue, insomma, così, potenzialità nascoste da supereroe... in realtà poi ha un audio che, ecco, i primi tempi, insomma, che era chiamato in onda a coprire queste partite in ogni dove, francamente, cioè, aveva un audio molto pulito, ma da stadio, tanto è vero che io dico, ma stasera è Ascoli, vabbè, si vede che Ascoli sarà andato, il giorno dopo a Cremona, strano che sia andato anche a Cremona, poi abbiamo capito da dettagli, proprio con muniti di cuffie a tutto volume, che in realtà poi si sente, insomma, il vociare delle panchine, e quindi tutto sommato è l'audio della TV. Però l'audio di Brughini è sul momento molto meno riconoscibile a livello di audio, insomma, da studio, di quanto non siano ad esempio invece le voci di chi trasmette da Saxarubra, insomma. Poi secondo me io ho un po' l'inghippo di Brughini, perché l'ho scoperto Brughini come si risolve il problema. Se voi guardate le partite, specie quelle prodotte non dalla TV a pagamento, tipo anticipo di Rai Sport, soprattutto in Serie B, noterete che l'avviso del gol arriva con un certo ritardo. Potrei dire intorno ai 15-20 secondi, che in tutto il calcio, quindi non nelle integrali, è una furbata per evitare di sbagliare il marcatore, di avere dubbi, di controllare un po' tutta la situazione. Questo è molto interessante. Quindi senza l'effetto pubblico, quindi che magari la gioia del gol, in 10 secondi le panchine sono contente e felici. Quindi attenzione, questa è una gag che uno ascolta. Una chicca che effettivamente. Poi, insomma, sì. Questo problema si è manifestato al contrario invece per altri, insomma, nel momento in cui si sente l'esultanza del pubblico 2-3 secondi prima che la palla entri, anche insomma. Per partire di Serie A abbiamo detto... Sentiamo il parere anche di Francesco a riguardo. Sei più per meglio pochi ma in diretta o magari qualcuno in più e ci mandiamo giù anche qualche problema d'audio? Sul problema d'audio di Brughini va anche notato che probabilmente i suoi spacciatori sono buoni, perché trovare un audio reale senza cronaca per la Serie B, visto l'attuale assegnatario dei diritti, è abbastanza complicato. Esattamente, no, sono sulla stessa linea di Stefano in realtà, purché non diventi però un'abitudine o una sorta di, tra virgolette, ricatto, perché se poi deve essere la situazione deve essere, questo out deve essere cronico, allora a questo punto sarebbe comunque una sconfitta. Poi, sai, per quanto riguarda tutto il calcio, il rimpallo di linea con le gare da studio è particolarmente, come dire, sgradevole. Anche se si tratta di una storia che va avanti e quindi l'abbiamo un po' metabolizzata, personalmente no, ma sappiamo quello che si può aspettare da una puntata, ad esempio, del sabato, dove però un numero di campi superiore, per dire i 2 o 3 da studio, anzi già i 2 da studio, risulta personalmente poco digeribile. Invece su questo ultimo aspetto, su Brughini in generale, sulla modalità di trasmissione, devo dire che quest'ultimo dettaglio, Massimo, ha rivelato una tua, come dire, una tua capacità che potrebbe essere davvero, ti potrebbe garantire un ingaggio presso
un'agenzia investigativa di, ma di alto livello, qua, roba grossa. Questi sono roba grossa, quella è quella che fumo io probabilmente. Cioè, sono anni che, seguendo tutto il calcio con la diretta televisiva davanti, perché come sapete chi è appassionato di tutto il calcio e amante del calcio come sottoscritto, guarda le partite in TV, toglie l'audio e mette la radio, giusto per capirci. E allora si nota questo gioco, poi facendo anch'io a tempo perso lo stesso lavoro di Brughini per passione, so un po' come si fa le furbate per evitare soprattutto di sbagliare il marcatore, che è un dramma se fai radio. Ma sono furbate che però sono più che accettabili, sono un po', voglio dire, fanno parte dell'armamentario dei trucchi del mestiere. Oltretutto capita spesso che Brughini sia chiamato a commentare, o meglio, capita più spesso rispetto ad altri suoi colleghi, sia chiamato a commentare gare che vengono appunto trasmesse in qualità di anticipo televisivo da Rai Sport, oppure anche gare del campionato di pallavolo. È capitato almeno finché è andata, si è svolta la regular season, la stagione regolare, con questo audio che Stefano definiva pulito. In realtà è anche un audio un po' tra virgolette sporco, nel senso che richiama più quello dal campo, ma in effetti io stesso sono stato a lungo tratto in inganno da questa situazione così inusuale, che ha portato a ingannare a ingannarmi, perché oltretutto fino a un certo punto Brughini si spostava poi nelle regioni, si spostava per modo di dire nelle regioni limitrofe all'Umbria, cioè le regioni del centro d'Italia, si parlava di Ascoli o della Toscana o di Frosinone, insomma del Lazio. Poi quando il raggio d'azione ha cominciato, come dire, a essere più ad allargarsi, anche perché ricordo oltretutto ormai c'è qualche mese fa una trasferta virtuale ovviamente in Calabria per la pallavolo, e lì rimasi molto sorpreso, ma poi il tempo è stato galantuomo e ha detto che in effetti l'abbaglio era stato di quelli davvero che grossolani, ecco. Anche perché cominciato a vedere settimana scorsa Lopez al Brianteo di Monza, vecchio Brianteo attuale U-Power, Carbone in tour per tutta Italia, perché Carbone ne fa tutte, ne sta facendo molto. Carbone l'ho definito qualche, l'ultima volta il radicalista di squadra, cioè sì. Proprio per la Salernitana, che oltretutto commenta spesso in trasferta da Napoli, quindi assolutamente sì. In palese conflitto davvero di interesse. Prima sì. Che mi dimentichi, anche due notazioni che effettivamente avevamo sottolineato. Una riguarda, ce la segnala il buon Luca Anzanello, che ha fatto notare nella radiocronaca di Pacitti il riferimento spesso ai numeri dei giocatori, cosa che non si sentiva in radio da tanto tempo, e questo glielo notiamo. E notiamo anche, e chiudo l'argomento radio, trovandomi abbastanza dispiaciuto a riguardo, perché onestamente capisco la bramosia di soldi di alcune società, ma l'anno in cui siamo riusciti a recuperare il Napoli perdiamo l'Atalanta, che quest'anno è stata completamente scoperta nelle coppe europee, probabilmente per scelta della società che ha venduto o ha richiesto un prezzo troppo elevato dei diritti radiofonici. Però vabbè, questo è un ragionamento su cui lottiamo da tempo, perché nel momento in cui le partite non puoi trasmetterle, non puoi mostrarle al tuo pubblico in TV, perché conosciamo l'arcano situazione dei diritti televisivi, fa un po' riflettere. Vabbè, passiamo a parlare invece di calcio. Innanzitutto, cito il buon Aldo Biscardi, nostro maestro di vita numero due dopo il buon Berardo Aurini, che è diventato ormai il nostro fonte inesauribile di verità. Che citava il termine gomblotto, come diceva in passato. Rischiamo di avere qualche difficoltà o qualche situazione un po' al limite, visto le polemiche sul recupero di Juventus-Napoli, visto ormai la sicura rinvio di Inter-Sassuolo di sabato. Qua la situazione si complica, forse nel momento in cui invece il campionato sembrava andare più liscio. Stefano. Sì, in effetti Massimo, questa terza ondata, insomma, ha perso il conto, siamo alla terza purtroppo, sta nuovamente mettendo a dura prova il regolare svolgimento del campionato, che appunto ha subito addirittura la interruzione l'anno scorso di questi tempi, poi a ottobre, novembre comunque ha sofferto per numerose positività. Adesso, parallelamente a quanto sta avvenendo in tutto il paese, anche il campionato comunque comincia a contare molti più casi di quanto tutto sommato poi non sia stato durante l'inverno, ecco. Chiaramente poi a livello di decisioni, a livello di famoso, anzi famigerato protocollo, eccetera, eccetera,
Juventus-Napoli che citavi poco fa è stato uno spartiacque, nel senso che fin lì poi era breve perché insomma parlavamo delle primissime giornate di campionato, però c'era questo protocollo che era stato approvato forse un po' così frettolosamente, anche in maniera un po' ingenua, oserei dire, di dare la possibilità, una sola possibilità per squadra di chiedere un rinvio in caso di tot numero di positivi per squadra. E poi il resto partita persa a tavolino. Ecco, è stato abbastanza semplicistico stilare un protocollo di questo tipo. Fino a quel momento, fino a Juventus-Napoli, era stato comunque applicato. Dopodiché è chiaro che tutta la diatriba relativa a Juve-Napoli ha creato un precedente che è stato uno spartiacque, che sembrava poi aver portato all'applicazione di questo protocollo con lo 0-3 a tavolino insomma, per punire il Napoli che non si era presentato a Torino. In realtà poi la sentenza è stata ribaltata dal Collegio di Garanzia. A quel punto ha fatto, come si dice, giurisprudenza, perché abbiamo visto che anche in occasione di Lazio-Torino, nonostante il Torino non si sia presentato a Roma, così come era stato per il Napoli a Torino, in realtà la partita non è mai stata data vinta 3-0 a tavolino alla Lazio, fin dal primo grado di giudizio, chiamiamolo così, ma è stata immediatamente programmata il recupero. Così come è stato per Torino-Sassuolo e così come sarà per Inter-Sassuolo, che era appunto prevista sabato. È chiaro che poi c'è una disparità tra quanto avveniva all'inizio campionato e quanto avviene in questa seconda parte. Ad esempio, la stessa Inter giocò, ricordo, il derby di andata con il Milan con 7 giocatori positivi fuori squadra. Persi insomma quel derby 2-1. In realtà poi in questo caso, laddove al momento sono insomma 4 o 5 quelli che sono i positivi, sono anche meno di allora, però è stata immediatamente dopo i primi 2 o 3 bloccata la partita. Quindi c'è anche, insomma, facendo un esempio che riguarda la stessa squadra, a inizio campionato ha giocato con 7 giocatori fuori, ma ha giocato. Qui non appena sono venuti fuori 2 o 3 è stata rinviata la partita. È chiaro che non è l'ideale avere un campionato che insomma si sia basato su determinate regole nella prima parte e su altre nella seconda, ma d'altronde, ripeto, stilare un protocollo, come ho definito poco fa, semplicistico, forse ecco, come dicevo, ingenuo da parte di chi l'ha messo nero su bianco a inizio campionato, non poteva che portare a situazioni invece molto più complesse di quanto non avessero previsto o non avessero voluto prevedere i presidenti e chi per loro. E quindi è chiaro che il protocollo poi era destinato ad essere completamente sovvertito e rovesciato. È il prezzo da pagare per portare a casa un campionato in tempo di pandemia. Abbiamo insomma, sottolineato più volte anche l'anno scorso come sia impossibile, insomma, non concludere il campionato, non era possibile, insomma, per il campionato dell'anno scorso, non è possibile rimanere fermi un anno, cioè sarebbe l'ideale per dire, insomma, come in tempi di guerra, non giocare in determinate situazioni, ma non si può, non è possibile questo a livello economico, per cui si deve giocare, ed è chiaro che per giocare, per portare a casa un campionato, bisogna passare anche per queste incongruenze che potevano essere sicuramente gestite meglio, ma oramai ci sono. E chiaramente adesso si complica un po' la situazione perché, insomma, questa terza ondata speriamo adesso venga frenata in qualche modo dalle misure che sono state prese e quant'altro, però è chiaro che si cominciano, non dico ad accumulare i recuperi, però ecco, già adesso c'è questo 7 aprile, ad esempio, che è diventata una data chiave anche per il campionato stesso a livello di risultato, di esito, perché pare, insomma, che Inter Sassuolo si vada ad aggiungere come recupero in quella data, laddove è stata piazzata anche Juventus-Napoli, per cui per ora è ancora sostenibile, però se i casi dovessero aumentare, se il caso simile a quello dell'Inter adesso, piuttosto che del Torino nelle 2 settimane passate, dovessero insomma, verificarsi anche in altri lidi, chiaramente a marzo inoltrato, quasi aprile, tra poco, cominciare ad avere una serie di recuperi di partite rinviate da dover disputare entro la metà di maggio comincerebbe ad essere un po' problematico. Speriamo che questo non avvenga. Per ora la situazione è sostenibile, è sotto controllo, e non resta che affidarci alla sorte, perché purtroppo bisogna fare i conti un
anche con queste dinamiche in una stagione come questa. Sì, confermo. Francesco, a te incastro questa diatriba più sportiva sul clima da guerra fredda, da Russia degli anni buoni, o anche Russia attuale, visto le ultime di Biden, però in generale, clima da guerra fredda che circola in Lega Calcio, l'accordo sui diritti televisivi sembra essere arrivato a un vicolo cieco e fra una decina di giorni scade anche la validità delle offerte, quindi il rischio è che si rimetta tutto in gioco. Francesco. E qui devo citare me stesso, nel senso che riprendendo le parole che abbiamo detto, che ho detto in occasione dello scorso appuntamento, quando si è parlato appunto di questo aspetto, ebbi modo di dire che i presidenti da tempo ormai adottano la politica del calcio al barattolo, cioè temporeggiare, prendere, praticamente decidere sostanzialmente nulla per rinviare la cosa a tempi migliori, che poi migliori non lo sono generalmente, per prendere tempo e magari aspettare un evento esterno oppure aspettare che magari la corda si stia per spezzare per poi cercare di mettersi, di trovare un accordo che sa molto come dire, sa molto di una pace, di una tregua armata, ecco. Quindi non mi stupisce non mi stupiscono queste tempistiche. Sì, il termine ultimo è abbastanza vicino e vedremo cosa, ma non credo che poi oltretutto in questi pochi giorni ci possano essere possono essere fatte delle mosse risolutrici, anzi l'esperienza degli anni scorsi lo escludono categoricamente. Il clima da guerra fredda poi è un clima che negli ultimi tempi oltretutto come dire, si è fatto anche più aspro, visto che ormai emergono delle fazioni all'interno della Lega Calcio, fazioni che sono emerse anche e soprattutto direi, oltre alla questione dei diritti televisivi annosa, sono emerse anche in occasione della gestione di questi ultimi mesi. E anche in occasione naturalmente di questa tremendamente difficile gestione dei recuperi, sui quali però comunque sarei un po' più ottimista, comunque meno, sì, realista, ma meno pessimista rispetto a quanto si è detto finora, perché i recuperi in effetti sono adesso tre, sono comunque molto, molto sostenibili naturalmente. Poi questo è anche l'anno che conduce gli europei, quindi è ovvio che ci sia una deadline da non oltrepassare. Quindi a un certo punto chi si è visto e quelle partite verranno recuperate, sfruttando anche l'assenza, purtroppo, aggiungiamo, di impegni infrasettimanali per quasi tutte le squadre italiane, vista lo sfoltimento della rosa che marzo ha regalato ai nostri club impegnati nelle coppe europee. Certo, poi la domanda sorge spontanea, come diceva quello, ecco, la domanda sorge spontanea perché dando un'occhiata agli altri campionati, ai maggiori campionati europei, quelli che contano su 20 squadre, bisogna dire che questi campionati sono ormai, pur avendo sofferto di qualche rinvio, sono ormai a ranghi completi, nel senso che il calendario rispecchia quello effettivo. Certo, forse se non sbaglio in Inghilterra c'è ancora qualcosina da recuperare, ma il campionato inglese è un campionato che ha una calendarizzazione comunque particolare, causa anche la presenza di due coppe nazionali, che quindi rende la gestione diversa. Soltanto in Italia c'è questo numero ancora piuttosto, no, non alto in sé per sé, ma più alto rispetto ai paesi di riferimento, un numero più alto di gare da recuperare. D'altra parte, come ebbi a dire lo scorso, se non sbaglio, ottobre, comunque in occasione della ripartenza, se questo campionato, se le componenti tecniche e manageriali vogliono portarlo a termine, non c'è protocollo che tenga. Quindi si gioca appunto e basta, anche se torniamo al protocollo, è stato messo su in fretta e furia ed è stato aggirato poi con sotterfugi più o meno furbi da parte di diverse squadre ormai, o comunque più che di squadre di componenti che sono associate anche a queste squadre. Poi, d'altra parte, subordinare la disputa del torneo, quindi le decisioni
in capo alla Lega, ha un'autorità, come dire, un'autorità locale o nazionale, ma di carattere sanitario, quindi non sportivo, ha delle controindicazioni che si sono puntualmente ravvisate. Comunque continua a restare piuttosto, come dire, non esageratamente ottimista, ma non così catastrofista come si potrebbe anche pensare. Oltretutto è anche un periodo questo che ci avvicina alla sosta per le nazionali, quindi ci sarà anche tempo, sperando naturalmente in un decorso regolare, ci sarà tempo per ricomporre queste fratture che si sono allargate nuovamente. Prima che mi dimentichi, devo darvi anche un'altra notizia, perché noi prima parlavamo di tutta la Salernitana minuto per minuto. Una delle voci della Salernitana era il grandissimo Gianfranco Coppola, che in settimana è stato eletto presidente dell'USSI, che è l'Unione Stampa Sportiva Italiana. Lui attualmente è caporedattore del TGR della Campania, 59 anni. Noi è un po' che non lo sentiamo dalle nostre parti, ma quando Luigi Carmone e Ettore De Lorenzo non erano ancora nei nostri radar, era lui la voce delle partite che non fossero Napoli, anche qualche volta Napoli compreso. Questo anche poi a alimentare un po' il circolo sindacale di tutto il calcio in Campania, perché ricordiamo che per il segretario dell'Ordine dei giornalisti è Carlone Verna, anche lui ha bazzicato abbastanza in tutto il calcio, anche a livello non solo calcistico ma anche olimpico, e invece Gianfranco Coppola è presidente del sindacato dei giornalisti sportivi, e questo fa particolarmente riflettere. Parlavamo di calcio, come dicevo in precedenza Francesco, dobbiamo parlare anche di una bella Caporetto, quella che abbiamo visto nelle ultime settimane per quanto riguarda il calcio italiano in Europa. Ci eravamo lamentati dell'uscita dell'Inter in Champions, prima di fermarci in una tombola non indifferente. Nel giro di 2 settimane le abbiamo perse tutte tranne la Roma. Torno al discorso di prima, che così segnalo anche, sento anche il parere di Stefano. Noi lottiamo per capire quanti soldi potrà portare a casa il calcio italiano dai diritti domestici, ma forse dovremmo ragionare che il calcio italiano in Europa conta quanto il 2 di picche, Stefano. Sì, a briscola. Sì, ovviamente. Anche questo ovviamente si ripercuote a livello economico, perché è chiaro che avere tutte le squadre italiane fuori, tranne una, prima degli ottavi di finale, insomma, durante gli ottavi di finale, sia in Champions sia in Europa League, è qualcosa che, insomma, adesso non ho sotto mano le statistiche, non so da quanto non si verificasse, insomma, un'uscita in massa di questo genere, però ritengo da un po', e comunque sia, è abbastanza deprimente. È chiaro che poi va analizzato un attimo il contesto, tutto sommato c'è da dire che vabbè, l'Inter è uscito in un girone abbastanza complicato, anche se era comunque passabile, ma insomma vabbè. Di quelle che sono uscite agli ottavi, tutto sommato l'Atalanta è uscita con il Real Madrid, la Lazio con il Bayern Monaco, il Milan affrontava lo United, che comunque sta facendo un'ottima stagione in Premier quest'anno, si è risollevato dopo un po' di anni di buio, e la stessa Roma, che è passata agevolmente, però incontrava uno Shakhtar Donetsk, che comunque è sempre una squadra insidiosa, per cui si può dire che comunque l'unica vera delusione non prevista sia stata quella della Juventus contro il Porto. Detto questo, è chiaro che però non è così una consolazione efficacissima, nonostante ci siano, ecco, delle attenuanti in base al grado di difficoltà delle sfide che le nostre italiane andavano a affrontare. È chiaro che purtroppo questo buio dell'Italia in Europa dura da ormai più di un decennio, perché non si solleva un trofeo continentale da 11 anni, sostanzialmente rischiamo di arrivare a 12, nel senso che auguriamo tutto il bene possibile alla Roma nel cammino in Europa League, però insomma, è facile che si debba aspettare direttamente il 2022 per rivedere eventualmente un'italiana vincere un trofeo. L'anno prossimo ci sarà un'occasione e una possibilità in più, perché ricordiamo che parte la terza competizione che si europea, chiama, che non mi ricordo, la mai.
Europa Conference League, assolutamente fantastico. Sì. Che insomma, non so come possiamo definirla. La terza coppa ci riporta alla gloriosa Coppa delle Coppe. Che Dio l'abbia in gloria. Esatto, una terza coppa che vada a coprire tutto l'arco della stagione, non l'avevamo da allora, però in realtà come struttura e come soprattutto partecipanti ci ricorda di più la Coppa Intertoto, che andava in scena d'estate. Io me l'ero dimenticato. Sì, era un trofeo, sì, assegnava anche un trofeo, però sostanzialmente era... Una stagione, poi un anno ne assegnò tre. Sì, anche, esatto. Era praticamente una tornata di qualificazione poi per la Coppa UEFA, però si assegnava poi anche il trofeo. E sostanzialmente era, è quello che era esteticamente brutto, se non sbaglio. Anche, sì. Io, giusto perché siamo anziani, vorrei fare un piccolo revival ricordandoci anche... Chi la conosce, non penso, perché secondo me voi siete giovani, la Mitropa sì. Cup, Stefano Stradotto, denota una certa età, che era la competizione europea per le vincenti dei campionati di secondo livello, cioè la nostra Serie B. Io ricordo una encomiabile Fideli Sandri a giocarsi la Mitropa Cup. Luciana, raccontata da... bravo, esatto. Beh, è un peccato che non ci sia più, perché sono cose... interessante. Diciamo, questa Conference League riporterà un po' di quello spirito, perché per i grandi campionati parteciperanno sostanzialmente le settime classificate e poi ci sarà un'apertura a partecipanti da dove, non mi addentro nello specificare da dove perché ancora non l'ho capito, ma insomma dai paesi un po' più sperduti calcisticamente parlando, quindi assolutamente se ne vedranno sì. Delle belle. Se ne vedranno delle belle. E per quanto riguarda il campionato italiano rischia comunque di, anzi è quasi pressoché certo che comunque vada a finire in questa Conference League così abbastanza spartana, comunque una squadra di grido, perché siamo in una situazione nella quale le prime sette del campionato sono abbastanza cristallizzate, no? Già dall'anno scorso, e si alternano un po' nelle posizioni Champions e Europa League. Adesso al settimo posto c'è la Lazio, ma insomma fino a un paio di settimane fa c'era il Napoli, eccetera. Per cui rischia una di queste squadre che è più avvezza alla Champions, al limite dell'Europa League, di finire in questa competizione. Comunque secondo me sarà divertente, anche se abbastanza singolare, diciamo così. Sì, tra l'altro apro una polemica, magari sarà l'argomento che porterete nella prossima puntata, perché la Mitropa Cup si nasceva come il campionato delle neopromosse e nell'Albo d'Oro vedo un po' di squadre italiane. L'ultima a vincerla, secondo me, fu il Bari nel 1990 o il Torino nel 91. Adesso andrò a indagare e vi faccio sapere, giusto per darci una... Sì, confermo, è il Torino nel 91, giusto per darmi un ordine di grandezza, ne ha vinta una pure il Milan. Attenzione, questa cosa mi sconvolge. Correva l'anno 1981-82, dopo qualche mese sarei nato pure io, ma questo è un dettaglio su cui passiamo oltre. Forse di Collovati. Adesso vado a indagare su che Milan fosse questo. Potrebbe essere lo Stato. Adesso vado a indagare. E nel mentre, dicevamo, figura abbastanza magra, Francesco, quella dell'Italia in Europa. Sì, poi quanto dice Stefano è giusto. Vorrei soltanto ribadire che il discorso universale sì, ci porta a queste conclusioni che oltretutto si basano, si rafforzano considerate le magre degli anni scorsi, però nel discorso particolare bisogna dire che quest'anno portavamo tra le quattro due formazioni dal recente passato europeo non particolarmente glorioso, anche perché tralasciando l'esperienza eccezionale dell'Atalanta, la Lazio è stata a lungo tra le protagoniste più o meno brillanti dell'Europa League, ma mancava dalla Champions da molto molto tempo, quindi era lecito attendersi una partecipazione comunque sì, dignitosa, ma non chissà quanto roboante della formazione allenata da Simone Inzaghi, che oltretutto ha fatto molto bene prima dell'esibizione non felicissima contro il Bayern, ma qui il sorteggio davvero ha detto male, che più male non si può. E anche l'Atalanta, certo, questo Real magari è stato detto più volte, non è stellare come in passato, ma è pur sempre il Real, e l'Atalanta è pur sempre l'Atalanta, bisogna dirlo. Chi ha fatto il buco nell'acqua è stata sicuramente la Juve, che era riuscito oltretutto a ribaltare un girone che la vedeva seconda fino all'ultima gara di Barcellona, ma è stata un'impresa quella fine a se stessa, perché poi ha portato a questa debacle davvero davvero sconfortante contro il Porto.
Per quanto riguarda l'Inter, sì, sono sulla linea di Stefano, nel senso il girone era difficile, però è pur sempre vero che l'Inter è una squadra che non può partire battuta anche di fronte anche magari a un parterre competitivo e quindi oltretutto uscire con il quarto posto, seppur con delle ripercussioni potenzialmente molto positive, è stata una debacle che resterà. In Europa League meglio, bene soprattutto la Roma, devo dire che da anni non era, al di là delle esibizioni dell'ultimo decennio in Champions, la Roma in questa competizione, nell'ex Coppa UEFA, da anni non arrivava così lontano, quindi naturalmente giù il cappello di fronte alla banda di Fonseca, che è venuta a capo di un avversario ostico come lo Shakhtar. Il Milan, fino a un certo punto è stato molto convincente, poi anche qui bisogna dire che se i sorteggi sono sfavorevoli e bisogna anche avere quel pizzico di, non direi più di fortuna, direi di combinazione di eventi, combinazione che non si è verificata e quindi il campo ha dato questi responsi. Certo, il fatto è che, ripeto, mancando delle formazioni che siano, facciano da contrattare quelle che sono il Real in Spagna, o il Bayern in Germania, quindi delle vere e proprie formazioni, per usare un'espressione un po' troppo abusata, forse corazzate, mancando queste, bisogna un po' cercare di rafforzare la classe, anzi, considerando la Juventus come l'aristocrazia del nostro calcio adesso, si dovrebbe pensare ad avere una medio-alta borghesia più forte. Lazio-Atalanta, con tutto il rispetto, sono squadre che hanno un recente passato europeo, che non autorizzava a chissà quali aspettative di gloria. Vedremo l'anno prossimo, visto che il numero di squadre di Champions sarà più o meno simile, ma avremo forse una Roma in più, o anche un Milan che si presenterà certamente con qualche gradino da scalare, ma si presenterà con delle ambizioni sicuramente rinnovate. E poi il fatto che non si vinca un torneo da 10 più anni è un dato molto deprimente, onestamente, perché d'accordo le finali, d'accordo le semifinali, però un movimento calcistico come quello italiano deve portare a casa qualcosa. Ecco, magari questa Conference League di cui si è parlato, questo torneo che si preannuncia di culto, potrà riportare un sorriso, ma bisogna anche dire che il nostro movimento deve tornare a essere protagonista in mezzo ai colossi, cioè deve tornare nel salotto buio e non può accontentarsi di guardare gli altri spadroneggiare. Ok, allora devo fare delle correzioni perché temo di aver detto delle mezze bestemmie calcistiche, perché la Mitropa Cup non era la coppa tra tutte le seconde classificate d'Europa, bensì una specie di torneo dell'Europa centrale, da cui l'acronimo, le Coupe de l'Europe Centrale, il mio francese fa pena, che appunto Coppa d'Europa Centrale venne denominata Mitropa Cup. Molte le vittorie italiane, anche perché giocavano in sei, ecco, non proprio una cosa troppo impegnativa. A correzione di quello che dicevi in precedenza, era il Milan non di Collovati, perché Collovati secondo me... Ah no, sì, scusa, era il Milan di Collovati, capitano, la stagione in cui il Milan vinse la Serie B. In quel Milan c'era anche Franco Baresi, giusto per capirci, e Mauro Tassotti, giusto per capirci. E in panchina c'era Walter Novellino e Alberigo Evani, giusto per fare due nomi. La Coppa Mitropa Cup non è da confondere con la Coppa Anglo-Italiana, ancora più questa è sconosciuta a molti, che per un periodo si chiamò anche Alitalia Challenge Cup, e questa è una cosa che andava molto tra gli anni 80 e gli anni 90, una coppa dedicata agli... Oggi ci vorrebbe del coraggio a chiamarla così. Tu pensa che però io, cercando informazioni mentre tu stavi parlando, ho scoperto che nel 2015 l'UEFA tentò timidamente di organizzare una Champions League della Serie B. Ora, sarebbe stato un colpo gobbo. Questa sarebbe stata veramente il nostro pane quotidiano. Ultima domanda prima di chiudere. Non abbiamo tanto parlato di campionato, avremo occasione nelle prossime puntate. Abbiamo un po' parlato dell'Italia e della magra figura in Europa. Certo che non è sicuramente un buon preludio per gli europei, su cui tra l'altro incombe anche la scelta del presidente Ceferin della UEFA di far giocare solo
probabilmente già nell'idea di questo fantasmagorico europeo itinerante nell'anno sbagliato, sbagliatissimo. Però di far giocare solo nei campi che permetteranno l'accesso, anche se contingentato, anche solo per i vaccinati e i tamponati, solo a solo, si giocherà solo negli stati in cui del pubblico ci sarà. E la cosa in Italia già si complica. Stefano. Eh sì, questa è insomma, una dichiarazione di pochi giorni fa. Si complica in Italia, non so, probabilmente si rischia di complicarsi anche altrove. Non so se questa sparata di Ceferin potrà insomma, essere poi in qualche modo avvalorata dai fatti, nel senso che secondo me rischia più lui di dover fare un passo indietro piuttosto che scendere a patti magari i governi dei vari, delle singole insomma, sedi, dei singoli stati, perché vista la situazione attuale, insomma, vediamo anche i principali campionati europei, tutto sommato, presentano partite con stadi vuoti. Anche in Italia, sì, vabbè, il presidente federale Gravina ogni tanto rilancia questo concetto periodicamente di poter in qualche modo riaprire gli stadi. Magari per l'ultimo mese di campionato, insomma, si diceva verso maggio, le ultime giornate, per fare un po' anche da traino, da test in vista poi dell'Europeo, che comunque prevede Roma come sede importante, tanto per cominciare con la partita inaugurale. E per cui sì, insomma, è un concetto che tutto sommato io non, in questo caso cioè, non trovo così errato, perché parliamo comunque di strutture estremamente ampie, capienti, per cui un ingresso contingentato al minimo, so, anche un 10% solo per avere una presenza, ecco, quasi simbolica, non proprio solamente simbolica, ma poco più che simbolica, diciamo così, non lo troverei così, non la troverei un'eresia. Al netto, poi magari della difficoltà che è più sul deflusso e sull'afflusso, però insomma trovo anche una proposta di buonsenso, ma non solo per gli stadi, a mio parere, ma anche per altre dinamiche, perché è chiaro che poi se c'è da convivere con questo virus, ma soprattutto con questa situazione insomma, vaccinale, non addentriamoci in altri discorsi, però si rischia insomma di non vedere un ritorno alla normalità tanto in fretta. Come si poteva magari auspicare o anche preventivare fino a qualche settimana fa. Per cui, arrivati ad un certo punto, ritengo che anche un convivere in maniera molto ponderata con piedi di piombo sia anche una scelta da fare a un certo momento. Vedremo però, insomma, ripeto, secondo me Ceferin si scontrerà con quello che invece gli verrà risposto. Dai presidenti dei vari stati. Dai suoi interlocutori, per cui vedremo come andrà a finire. A mio parere, si arriverà a una situazione nella quale sì, penso forse le sedi dell'est potremo, insomma, per quanto riguarda i partiti Budapest, ho europei, capito che è sì, un ecco, must, sì, mezzo centro. da quelle parti il pubblico lo vedremo. Ma ritengo che le sedi, quelle insomma dell'Europa centrale, compresa la nostra, difficilmente proporranno pubblico sugli spalti. Ma al tempo stesso non credo che Ceferin andrà a togliere le partite dalle sedi che sono già state predisposte. E verrebbe da ridere nella versione in cui l'europeo itinerante che doveva festeggiare la UEFA si dovesse giocare solo in Inghilterra, che dall'Europa se n'è andata, Francesco. Sì, sono d'accordissimo su tutto quanto ha detto Stefano, oltretutto non c'è neppure il tempo materiale per allestire una nuova programmazione che vada un po' a ribaltare completamente quanto era stato fissato finora. Non c'è siamo ormai a marcio inoltrato, non ci sarebbe assolutamente la possibilità materiale per realizzare una trasformazione logistica così ponderose, scusate. Però sono anche d'accordo sul discorso relativo alle dichiarazioni dei presidenti della Lega Europea, appunto UEFA, o anche della Federazione Europea Italiana. Cioè, fondamentalmente il discorso di Gravina, per dire, è un discorso molto sensato, molto razionale. D'altra parte noi stessi, Massimo, parlando in occasione delle prime puntate, ci eravamo soffermati su questo aspetto. Cioè, se bisogna convivere, cioè, se si è detto più volte di provare a convivere, bisogna anche
essere conseguenziale, non soltanto fermarsi a dichiarazioni che hanno la validità di qualche ora, perché se poi l'andazzo è questo, allora vuol dire che non si vuole convivere, tanto vale dirlo apertamente, dirlo a chiare lettere, poi naturalmente esporsi alle conseguenze di queste dichiarazioni e di queste azioni soprattutto. Alcune sedi del prossimo europeo sono abbastanza, tra virgolette, sicure, danno delle garanzie da questo punto di vista. Sulle altre, in effetti, sì, l'Europa centro-occidentale è quella che lascia dei dubbi. Poi vedere uno Stato inglese pieno è sempre una cosa che un po' ci riconcilia col pallone, insomma. Quindi credo che si andrà verso questa soluzione, perché perlomeno il governo, il campionato inglese dovrebbe, è stato detto già più tempo fa, dovrebbe ripopolarsi di spettatori in occasione delle ultime giornate, forse l'ultima giornata, mi sembra. Comunque verso la conclusione saremo tra fine aprile e inizio maggio, e quindi direi che possiamo anche fidarci di questa. Possiamo anche metterci una mano sul fuoco senza troppi timori, però in ogni caso non vedo altre piani C, perché il piano B è questo, in effetti la disputa in questo modo dell'europeo è un piano B. Piani C o D o via andare non ritengo assolutamente plausibile, così come ritengo ancora meno plausibile un ulteriore rinvio di questo torneo che si disputerà quest'anno, e dove, nel quale però, tornando al discorso tecnico, l'Italia, poi vedremo adesso lo stato di forma della nostra nazione in occasione delle imminenti prossime gare, l'Italia potrà assolutamente dire la sua, tenendo conto che l'Europa è un torneo molto aperto a soluzioni anche estemporanee, cosa che è avvenuto recentemente con vittorie o comunque performance particolarmente notevoli di squadre considerate outsider o addirittura di seconda schiera. Quindi rimaniamo incuriositi e guardiamo incuriositi e fiduciosi a quello che faranno i nostri azzurri in occasione di queste qualificazioni mondiali, che avranno anche il loro peso specifico, perché ricordiamo, le qualificazioni mondiali sono più selettive di quelle europee, quindi bisognerà essere badare anche al risultato, cosa che oltretutto nella nostra mentalità è sempre stato un caposaldo. Assolutamente sì. Allora, cari amici del circolo Berardo Aurini, abbiamo trovato il quarto iscritto al nostro circolo, me l'ero dimenticato di raccontarvela questa, non so se l'avete vista sui social. Mike Wallace, politico irlandese, eurodeputato irlandese, vabbè, è San Patrizio di questo periodo, quindi facciamo gli auguri anche agli irlandesi, pochi che ci ascoltano, che ieri durante, intorno alle 16, si è presentato durante la sua orazione all'interno della plenaria del Parlamento Europeo con la maglia del Torino. Perché? Perché lui aveva promesso, lui è tifoso sfegatato del Torino, aveva promesso che durante i discorsi in cui avesse giocato, se contemporaneamente giocava al Torino, lui avrebbe usato questa maglia. Citando quello che ha detto, è il giorno di San Patrizio, come ho già detto al Presidente prima che iniziassimo, gli irlandesi amano sempre chi parte sfavorito. Non a caso il Torino ieri ha fatto l'impresa. Con questa... È stato di parola. Lo ringrazierà Giampaolo probabilmente di questa scelta. Molto singolare, poi anche come ve lo consiglio, look, al di là della divisa del toro, che forse era la cosa più sobria. Assolutamente sì. Mike Wallace, politico irlandese, trovate tutte le informazioni nei social e nel sito di Gianluca Di Marzio, per intenderci. Io con questa tratto di poesia, cari amici della nuova associazione, vi saluto. Comincio salutando Stefano Stradotto, ci sentiamo fra due settimane. Ciao Stefano. Ciao Berardo, scusami, ciao Massimo, ciao Francesco, buonanotte. Saluto anche Francesco del Giudice, ciao Francesco. Ciao, sperando di avere oltretutto nuovi adepti, ma non mancheranno, faremo il tienone in occasione della prossima. Io punto tutti i miei denari su Luca Zanello, che so apprezzerebbe molto il tutto. Vi auguro una buona serata a entrambi, ciao. Io con questo piccolo spazio poetico si conclude anche la puntata odierna del TCB Show, ringrazio coloro che ne hanno fatto parte nelle figure di Franco Ligas, di Roberto Pelucchi,
di Stefano Stradotto e di Francesco Del Giudice. Vi ricordo, ci diamo appuntamento fra 2 settimane per un altro episodio della serie. Rimanete sempre sintonizzati all'interno di tutto il Calcio Blog per continuare a seguirci, nonostante le prossime 2 settimane siano abbastanza calme causa nazionale, anche se la nazionale giocherà abbastanza. Ci troverete su tutto il Calcio Blog e ci risentirete fra 2 settimane anche su raibobo.it e sportnelweb.it, che anche oggi ci hanno ospitato. È tutto per questa lunga, lunghissima, chiacchieratissima puntata del TCB Show, che qui si conclude. Da Massimo Verona, infine, come dice Francesco Repice, che cito ogni volta, l'augurio di una serena notte e a risentirci.